pezzo al mio malincuore, è una roba che sicuramente avrei fatto io più volentieri. Vado a chiamare il seguito, che non so cos'è che ci farà questa sera. Il seguito, con grossa disperazione mia. Grazie! Ma posso aprirlo? Allora, mi è stata mandata una missiva la quale essa devo leggere con enfasi. Enfasi? Devi mettere il microfono vicino alla bocca. Allora, così va bene. Allora, mi è arrivata una missiva della quale essa devo leggere con enfasi, che non so che cosa vuol dire con enfasi, ma la leggerò a modo mio. Sì, ma è lunghissimo. Allora, cari bambini, concentrata che sarà con noi, ma lei si può fare quello che chiede. Quest'anno gli insostituibili componenti del vostro l'insuperabile seguito, orfani del loro valoroso condottiero Marzio, del quale sarà io. Condottiero. Volevo gli applausi, grazie. E nella loro lapide Santa Elena, colei. Che pesi pigliare per riuscire a stupirvi questa sera, hanno combinato un bel pasticcio. Hanno deciso di che nella massa di vino, tutti i testimoni c'è una macchina di vino, non capiscono cosa c'è scritto, gli chiedono aiuto a uno spietato contadino del luogo, il terribile Stephen Boss. Dovrebbe entrare Stephen Boss, un uomo burbero e solitario, spregevole e maleodorante, confermo, misterioso e inquietante, brutto e peloso. Poverino! Egli con l'inganno, promettendo loro idee brillanti, vestiti e denaro, pane, salame e vino buono, bacco, tabacco e venere, oro, incenso e birra a fiumi, con un terribile incantesimo e trasformati in esseri bizzarri e strampalati, da aggiungere alla sua disgustosa collezione. Mai visti esseri umani, forse animali, forse alieni, chi può dirlo? Sta cazzo di enfasi però. Ma essi, incuranti del loro aspetto imbarazzante, colmi di personalità, fascino e magnetismo, hanno deciso di partecipare ugualmente a questa memorabile serenata. Non abbandona mai le sue maschere e speriamo che il terribile contadino Stephen Boss non li abbia seguiti fin qui. Aspettate un attimo, forse devo farlo in maniera diversa. Bella zii, musica! Bella zia, ma tranzola!
bravissimi. Di qua. Allora, questa cosa mi scoccia un po', però siamo stati veramente bravissimi. E non essere lì a fare lo stupido io è una cosa che proprio mi sta qua, veramente tanto. Allora, visto che comunque di non fare proprio lo stupido fino alla fine un po' quando stava, allora io con l'aiuto della Monica abbiamo tirato giù una canzoncina giusto per ringraziare, lei è l'unica che lo sapeva, giusto per ringraziare, ho fatto una canzoncina fatta per modo di dire, nel senso che mi è venuta in mente al compleanno di un ragazzo che quest'anno ha fatto 18 anni, che è quello stupido lì, vestito da mucca. Allora al suo compleanno mi hanno fatto cantare e allora ho avuto i complimenti praticamente di tutto il paese, mi hanno detto oh ma che voce che hai, sei stupendo, sei bravissimo, e allora ho detto adesso canto, cambio le parole ma canto una canzone che ho cantato al suo compleanno. La base è fatta penso con la Pierola Bontempi, perché è l'unica roba che ho trovato, ci saranno due note, magari tre se la faccio io, ma comunque ci proviamo, anzi ci provo a cantare questa canzone, se riesco a farla partire. Cosa ci vuole, si sa, un carnevale divertente. Servo tre bambini intelligenti, che siano pieni di vino e di alimenti. Insomma, tre bambini divertenti, che sappiano fare tutto. Inizia di nuovo l'orchestra, grazie.